Buon pomeriggio e bentrovati a tutti. Oggi è il nostro ospite Luca Filippi e ne siamo felicissimi. Ciao Luca, buon pomeriggio. Ciao Cristiana, ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora Luca, ti ricordiamo perché ti abbiamo visto più o meno recentemente in Hammamet, in cui interpretavi il ruolo di Fausto, che se non ricordo male, comunque è l'unico personaggio romanzato, no? Del film, che invece poi si basa su fatti reali. Che tipo di esperienza è stata quella? Beh, diciamo, l'esperienza del film su Craxi è stata l'esperienza più grossa e impegnativa che ho avuto e sicuramente quella che mi ha dato anche Visibilità. maggior... Sì, perché... era un ruolo grosso, lavoravo con Gianni Amelio, che è un regista, è un maestro. E con Pier Francesco Favino, che è veramente uno degli attori che più stimo nel panorama. Quindi, diciamo, la responsabilità e la pressione erano tante, e insomma, spero di aver fatto un bel lavoro. Poi ho altri attori amici, Livia Rossi, Alberto Paradossi, che saluto e che stimo tantissimo, ma è stata sicuramente l'esperienza più grossa che ho avuto da quando faccio l'attore. Senti, Gianni Amelio, come ti ha scelto? Intanto è buona la prima, insomma, il primo provino e ti ha affidato il ruolo di Fausto, oppure insomma ci hai dovuto lavorare un po' su per proporre una nuova versione ad Amelio? Allora, per il ruolo di Fausto, lui mi ha fatto un provino che non ho mai fatto più nella mia vita e che mi piace anche raccontare. Allora, io arrivo, c'era lui con la casting e lui mi chiede, io non sapevo niente del film, non mi aveva mandato scene, nulla. Lui mi dice, tu Luca sogni? E io ho detto, sì. E tu ti ricordi i sogni che fai? E gli ho detto alcune volte sì, alcune volte no. E lui mi fa, ok, adesso voglio che tu mi racconti un tuo sogno. Poi io ti racconterò un mio di sogno e tu col mio sogno, col mio testo, lo farai tuo, come se fosse stato un tuo sogno. E quella è stata, diciamo, è stato un provino che... Appunto, raccontando un mio sogno, mi ha aperto, mi ha fatto esplorare la mia personalità, diciamo, le mie qualità. E poi con il suo testo l'ho fatto mio e poi l'abbiamo fatto in 10.000 modi diversi. Quindi è E stata. quindi insomma è stata veramente, infatti lo sai che non c'è la prima volta che qualcuno mi racconta di un provino svolto in questo modo, veramente romantico, grazie insomma di aver condiviso con noi questo ricordo importante. Tu sarai tra gli ospiti della prossima edizione, la quinta esattamente, del Filming Italy Sardegna Festival, un evento unico nel suo genere, possiamo dire, perché unisce cinema e televisione, quindi serie televisive, ci saranno anteprime di film sia nazionali che internazionali. Veramente io ho assistito alla conferenza stampa qui a Roma di presentazione e insieme a Tiziana Rocca, che è l'organizzatrice, e ti dico che è veramente ma degli ospiti fantastici, non so, guarda. E tra questi ospiti ci sei naturalmente anche tu, che farai parte di una masterclass. Ci sarà anche il nostro consigliere d'amministrazione per l'audiovisivo Fabio Sartor, quindi racconterai un po' di te, della tua vita artistica e insomma, quindi ti farai, come dire, conoscere meglio a una platea sempre più grande tra produttori, altri attori e anche giornalisti. Sei un po' emozionato per questo evento che inizia il 9, tu il 10, se non erro, parteciperai Tantissimo, a Cagliari alla tantissimo, non ci sono Masterclass. mai stato a Cagliari e quindi non vedo l'ora. E poi ho letto il programma del festival e ho letto i nomi che ci saranno, ho detto, oh madò, ma allora ok,
Vado là e parlo, ma di cosa? Perché io la mia esperienza è veramente irrisoria rispetto a, ho letto, c'è cioè, Cuba Gooding Jr., Danny Glover, insomma, c'è un sacco di gente, di attori fantastici. E quindi sì, sono straemozionato. Però credo anche che un attore debba anche non essere egoista nel proprio lavoro, ma avere anche la dote e farsi questo genere di esperienze per aprirsi al pubblico, per sapersi anche raccontare, che è una cosa invece che Assolutamente gli attori sì, non è fanno. vero, è molto importante quello che tu stai dicendo, perché comunque no, la condivisione è un valore e no, sentire anche poi che cosa hanno da dire, tra virgolette, su di te, perché appunto ci saranno giornalisti, faranno domande, ci saranno colleghi che vorranno sapere e quindi insomma mi sembra giusto che un giovane come te metta così la sua esperienza e magari racconti anche delle difficoltà che hai incontrato nell'intraprendere la professione d'attore. Adesso non so se sia il tuo caso, ma penso che insomma non sia una vita facile quella dell'artista per nessuno di voi. Non so se tu adesso mi puoi smentire oppure confermare quello che dico. Detto diversamente, hai avuto qualche problema, qualche difficoltà, qualche disagio all'inizio della tua carriera? Assolutamente. Allora, io dico sempre che le difficoltà ci sono soprattutto quando non si lavora, non quando si lavora. E la difficoltà maggiore dell'attore è restare integro e continuare a credere nel proprio sogno quando ci sono quei periodi bui in cui sei veramente in crisi, in cui ti metti anche in discussione, in cui credi che il mondo ti sta volgendo le spalle, che le tue capacità in verità era solo frutto della tua immaginazione, e quindi cioè, sicuramente l'attore quando non lavora deve costruirsi una base solida in cui può dire: ok, non è vero che fa tutto schifo, è vero invece che ho tracciato un percorso, so guardarmi indietro, so guardare il mio passato, riconoscere gli obiettivi che ho raggiunto e poi anche circondarsi di persone positive che ti aiutano, anche che ti sostengono. Senti, qual è il film che hai visto e in cui non hai quindi recitato, ma in cui avresti voluto avere un ruolo, anche se non, insomma, da protagonista? Ecco, ma quando hai visto magari qualche tuo collega e hai detto, ma lo volevo fare io quel personaggio lì perché era proprio il mio. Allora, qua sfondi una porta aperta perché sono tanti film che dico mi piacerebbe averli fatti. Diciamo che se vado proprio in sogno, fantasia mia, è fare un film come Spider-Man. Io sono appassionato di supereroi, sono appassionato di cinecomics e ho visto l'ultimo film su Spider-Man e cavoli, mi sarebbe piaciuto un sacco avere un ruolo nel mezzo. Gli Questo è somigli anche, tra sognato. l'altro, all'attore che fa A Tom Spider-Man. Holland, grazie, grazie. No, è lì, sì, mi piacerebbe interpretare un ruolo che abbia dei superpoteri. Sull'Italia mi è piaciuto tantissimo Freaks Out e ad esempio, vabbè, il ruolo del tedesco che fa Franz Rogowski, questo attore tedesco, è incredibile, insomma, è uno di quei ruoli che sogni una volta nella vita. Eh sì, eh sì. Senti, ce l'hai un modello tuo di riferimento? Allora, no, non ho modelli di riferimento, diciamo che ho grandi attori che stimo, che seguo, che mi piace vederli. Da Favino, da Kim Rossi Stuart, Elio Germano, Servillo, ma da cui non è che prendo un modello di riferimento, ma da cui
Per quanto mi riguarda, li osservo e mi viene voglia di diventare ancora più bravo, no? Cioè che mi stimolano a migliorarmi. Questo è bello da parte tua, insomma, dimostri anche di essere no, umile ed è una qualità che effettivamente non hanno proprio tutti, in qualsiasi ambiente. Oggi l'umiltà sembra una cosa così da lasciare sullo sfondo, invece è bene che acquisti sempre di più un primo piano. E sai che cosa ti volevo chiedere? Com'è che prepari un ruolo? Quando ti arriva il copione, vabbè, lo leggi e poi... Allora, facciamo un esempio, come quello di Amamet, io collaboro con un acting coach che si chiama Alessandro Prete da ormai 5 anni e mi trovo benissimo. E quindi il bello è che prepariamo il ruolo insieme. Il bello è che ho un punto di vista differente dal mio e grazie a questi due punti di vista riusciamo a creare qualche cosa di unico a cui magari io non avevo mai pensato. E per il film di Amet, che è l'ultimo ruolo che ho preparato insieme a lui, una delle tante cose che abbiamo fatto nel processo di immedesimazione che abbiamo fatto è stata quella di creare una mappa emotiva del personaggio, cioè la sceneggiatura, ma da un punto di vista di base emotiva. Quindi, nel pratico, una volta che io andavo sul set, sapevo che per quelle scene dovevo radicarmi su un tipo di emotività per la scena, e cioè di andare caldo sul set. Pronto all'azione e pronta anche le indicazioni del regista. Senti, sicuramente ti avrà aiutato per questo aspetto legato all'emotività il girare in Tunisia, nei luoghi che hanno visto girare e vivere Bettino Craxi, o sbaglio? Sì, assolutamente. Beh, quando vai fuori che giri e giri proprio nel luogo esatto, preciso in cui è avvenuta la vicenda, sei responsabile anche, diciamo, cioè, ci sono delle energie, c'è cioè un'aurea diversa, c'è cioè Esatto, veramente. perché non c'era, cioè non siete stati su un set o su una casa che era stata, come dire, no, allestita apposta, strutturata apposta, no? Eravate nella casa di Craxi, giusto? Esatto, sì. Hai un tipo anche di riverenza, di rispetto diverso con cui ti approcci. Sì, perché non è finto. Ogni cosa che vedi lì è vero e sai che sul pavimento che stai pestando i piedi c'era Craxi È che passato Craxi, è stato insomma. vissuto lì. Sì, è Senti, io volevo stato vissuto. sapere, ma tu quando hai capito che recitare faceva per te? Allora, io l'ho capito in quarta superiore, dopo che facevo l'animatore in un albergo per la scuola e facevo ridere sia i miei compagni di classe che i professori, e poi mi vedevo tantissimi film. L'unione di queste cose mi ha portato ad aprire internet su Google e scrivere scuole di recitazione. E mi è venuto fuori. Le migliori scuole di recitazione sono a Roma. Ok, scuole di recitazione per Roma. La prima scuola che ho visto, poi l'ho frequentata e quindi eccomi qua. È Eh sì, partito. anche perché insomma è un luogo imprescindibile per la vita dell'attore Roma. Senti, e in questo momento in cosa sei impegnato, se ce lo puoi dire naturalmente? Noi entriamo sempre in punta di piedi in questa zona che riguarda, no, il lavoro, la professione, la strettissima attualità dell'attore. Beh, sì, c'hai pure dei contratti di riservatezza, non da poco.
Quindi no, mi sa che non posso dirti niente. Cioè, ho fatto una cosa, un piccolo ruolo per Netflix che uscirà, credo, da novembre. E poi adesso, ieri, ero anche su un set per Rai 1, anche lì un piccolo ruolo, ma non credo che posso dire nulla, quindi. Senti, a un ragazzo che vuole intraprendere la carriera artistica, che cosa diresti? Anche tu cerca le migliori scuole di recitazione oppure fai cosa? Allora, a me consigli in verità non è che me li hanno dati chissà quanti, forse il consiglio che potrei dare è quello appunto che dicevo prima, di circondarsi di persone che ti spingono a superare i tuoi limiti e di non accontentarti. E poi credo che comunque se hai una passione così forte per questo mestiere, non c'è bisogno di consigli, ma insomma. Insegui il tuo sogno, credici. Eh sì, e devi fare, metterti in gioco, crederci, mantenere quell'umiltà di cui parlavi prima e niente, io sono davvero contenta che tu sia stato con noi oggi, che tu vada in Sardegna al Filming Italy Sardegna Festival che si svolge dal 9 al 12 adesso di giugno al Forte Village di Cagliari, che tu partecipi a questa masterclass che insomma, condivida un po' di te, porti un po' di te in quel luogo che cerca di valorizzare la professione dell'attore, soprattutto i giovani, e quindi è adattissimo per te quel luogo e il cinema, e quindi speriamo anche che adesso riprendano, no, il pubblico riprenda ad andare nelle sale, perché mentre il teatro adesso è pieno, il cinema soffre, piange un pochino, pochi gli incassi, e invece insomma dobbiamo sostenerlo e lo faremo sicuramente grazie anche a te. Grazie per essere stato con noi, ti aspettiamo di nuovo presto quando vuoi. Grazie a voi per l'opportunità, perché mi fa piacere quando si condivide, appunto. E grazie perché è una delle mie prime anche interviste in cui riesco a parlare del mio lavoro. Quindi grazie a te, Cristiana, grazie a noi Mai Ne e siamo spero di vedere. felicissimi. A presto. Ciao!